Bene, ben trovati ancora sul sito Conflitti Dimenticati di Caritas e di Pax Christi Italia, con un orizzonte un po' lontano che è quello della Pacem in Terris, firmata da Giovanni XXIII l'11 aprile 2023. Qualche settimana fa ne abbiamo parlato insieme con Don Fabio per aprire questi mesi di preparazione. E adesso abbiamo qui un testimone importante, un breve colloquio con Monsignor Luigi Bettazzi, già vescovo di Ivrea, già presidente nazionale e internazionale di Pax Christi e per il tema che trattiamo, padre conciliare, che quindi ha vissuto in prima persona, ce lo dirà lui adesso, quel periodo, quegli anni che forse hanno qualche cosa un po' simile anche al tempo che viviamo. Ben trovato, Monsignor Bettazzi, come sta? Bene, me la cavo, grazie a Dio. Insomma, data l'età, devo ringraziarlo come sempre per come mi lascia, anche perché mi lascia un po' di testa, quello è importante. Esatto, e noi Bene, su io questo vogliamo devo dire intrattenerci. che quando uscì la Pacem in Terris, io non ero ancora vescovo. Ero a Bologna impegnato nell'insieme anche assistente di tutta l'azione cattolica diocesana, ero in posizione abbastanza importante, ma poco dopo che è uscita la Pacem in Terris, diventai vescovo subito dopo la morte. Ma la Pacem in Terris è uscita 2 mesi prima della morte di Papa Giovanni, quindi era nello stesso anno 63 nel quale Paolo VI mi nominò. Sono il primo vescovo nominato da Paolo VI. Ecco, dico, Riflettendo bravo, sulla bravo, Pacem grazie. in Terris, devo dire che la cosa più importante, poi dirò anche per il Concilio, è collegata. Fu che la Pacem in Terris è un papa che si rivolge per la prima volta non solo ai fedeli cristiani o cattolici, ma che si rivolge a tutti gli uomini di buona volontà. Forse anche la sua esperienza di essere stato strumento di pace tra l'America e la Russia per la crisi di Cuba l'ha portato a sentire che il Signore l'aveva posto ad annunciare la pace non solo per i cristiani, ma ad annunciarla per tutti gli uomini di buona volontà. La collego al Concilio perché il Concilio aveva messo insieme alcuni temi di carattere, era la Chiesa nel mondo contemporaneo, allora decise di raccoglierli in una costituzione che hanno chiamato pastorale, che ha il titolo di Gaudium et Spes, ed è una costituzione che, come la Pacem in Terris, si rivolge a tutti gli uomini di buona volontà. È un documento che esprime l'ideale umano. In concilio ci furono dei padri, dei vescovi che dissero: ma allora dove va a finire Gesù Cristo? Siamo qui a parlare di Gesù Cristo e non abbiamo detto questa è la morale del cristiano e la gente se vuole la segue, ma abbiamo detto questa è la morale dell'essere umano. Il cristiano tanto più, proprio perché riconosce nel Vangelo una luce e una forza che gli conferma l'ideale dell'essere umano. Allora, in ogni capitolo sono rimaste, ecco, le varie prospettive con l'aggiunta, tanto più cristiano devi essere
devi essere pienamente umano. La pacem in terris, ecco, se arriviamo un po' a un certo punto, proprio di fronte alla possibilità delle armi atomiche, delle armi nucleari, di cui c'era stata l'esperienza, si era visto a Hiroshima e Nagasaki durante la guerra, allora dice, guardate, al giorno d'oggi la guerra è fuori da ogni ragione umana. Ecco, è la frase alienum a ratione, fuori dalla ragione, fu tradotta, è impossibile pensare, non sembra possibile pensare, ma non sembra possibile pensare è non si può pensare, non è pensabile al giorno d'oggi una guerra. E il concilio, la Gaudium Spes, a un certo punto dice, voleva dire la guerra è impossibile, è alienum a ratione. Io ricordo che c'erano alcuni vescovi, uno era il cardinale di Parigi, Felten, l'altro era il cardinale di Utrecht, Alfring, che poi dopo venne a sapere che erano il presidente in atto internazionale di Pascristi e l'altro sarebbe stato il suo successore, che volevano arrivare ad affermare che la guerra non è possibile sul piano umano e tanto più sul piano cristiano. Allora ci fu la resistenza dei vescovi americani, ricordo il cardinale Spellman di New York, che era stato l'ordinario militare, per dire così, dell'esercito americano in Vietnam, aveva passato il Natale là, ricordo di si chiese, cari confratelli, non pugnalate alle spalle i nostri giovani che in Estremo Oriente stanno difendendo la civiltà cristiana. E allora però il concilio è arrivato, non ha nessuna condanna come erano gli antichi concili, l'unica è quella del numero 80 della Gaudium Spes, che non potendo condannare in totalità la guerra, condanna la guerra totale. Allora la guerra totale era la ABC, guerra atomica, guerra biologica, guerra chimica, la guerra che coinvolge anche le popolazioni civili. La prima guerra mondiale coinvolgeva il 5% delle popolazioni civili contro il 95% dei militari. Oggi, tra le furbizie e i droni, le guerre coinvolgono il 95% delle persone civili e il 5% dei militari. Le guerre oggi sono tutte guerre totali e il numero 80 dice è contro Dio e contro l'umanità, al punto che allora ogni essere umano, ogni persona umana e tanto più ogni cristiano non potrebbe partecipare a una guerra se non facendo obiezione alla guerra totale, come sono tutte le guerre. Ecco, io penso l'attualità è che essendoci una guerra in corso, verrebbe da concludere un cristiano, ma ogni essere umano non può incoraggiare o partecipare alla guerra mandando armi
incoraggiando a resistere alla violenza dell'occupante con la violenza della difesa. Ecco, io credo che l'attualità è il punto interrogativo o il problema grosso di come reagire in modo non violento alla violenza di chi va contro ogni umanità aprendo una guerra. Lui l'ha aperta credendo che di avere una risposta non violenta alla sua violenza. Abbiamo risposto con la violenza e continuiamo a rispondere con la violenza, con decine di migliaia di morti, con milioni di profughi, con città distrutte, perché alla violenza della guerra abbiamo risposto con la violenza della difesa. Ecco, io credo che questo è il problema che oggi deve farci riflettere e che deve orientare i nostri comportamenti. Sì, grazie Don Luigi. Credo che ci ritorneremo su con un po' più di calma. Adesso sono degli spunti che così magari d'estate uno ci riflette. Tra l'altro oggi abbiamo registrato questo video che è il 7 luglio, l'anniversario dell'entrata in vigore del trattato contro le armi nucleari nel 2017. E tra pochi giorni è l'11 luglio, l'anniversario del massacro di Srebrenica nel 95 vicino a Sarajevo. Quindi i motivi per riflettere anche oggi sulle tue parole e su quelle di Papa Giovanni ce ne sono tanti, ma sicuramente ci ritorneremo, speriamo magari anche dal vivo, con un po' più di calma. Bene, grazie. Grazie a Monsignor Luigi Testazzi. E molti auguri per tutto. Grazie a Don Luigi e a presto. Bene.